Ecco, allora adesso facciamo un breve riassunto sulla lezione della volta scorsa, anche perché qualcuno non c'era, ma anche perché ci serve per approfondire. E poi facciamo una parte nuova. Il tema che stiamo seguendo è questo: capire meglio come arriva a noi la grazia di Dio nella Chiesa. Quali sono i due grandi canali della grazia di Dio, cioè del suo spirito, della sua vita, della sua forza, eccetera, eccetera. I due grandi canali, potremmo dire, in qualche modo, della parola di Dio, in un certo senso, quella incarnata. E abbiamo risposto a questa domanda dicendo che la vita della Chiesa si potrebbe paragonare a un treno che cammina su due binari. Uno di questi binari è quello detto istituzionale, che anche nel testo che leggeremo stasera è detto anche dei sacramenti, il canale dei sacramenti e dei ministeri stabili nella Chiesa. Qui ci sono per esempio i sette sacramenti, ci sono anche la gerarchia della Chiesa, gli sposati col sacramento del matrimonio, l'ordine sacro, la cresima, l'unzione dei malati, eccetera, eccetera. E poi c'è un altro canale, che è quello dei carismi, che sono, abbiamo detto l'altra volta, grazie particolari che vengono all'improvviso nella storia. Mentre i sacramenti sono originati in un certo modo da Cristo, Gesù, soprattutto l'Eucaristia, l'ha fatta lui, il comando del battesimo, eccetera, eccetera. E sono dei doni stabili, dei canali che ci sono sempre nella Chiesa, dovunque, dove si attinge la vita di fede nei suoi fondamenti. E sono soprattutto utili per la crescita dei credenti all'interno, la formazione della Chiesa, eccetera, eccetera, nutrimento quotidiano. Poi c'è il binario invece dei carismi, che sono grazie che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa con grande libertà, secondo i bisogni del momento storico e anche secondo il disegno di Dio, che vuol portare una speciale pienezza. Questa seconda corrente dei carismi è una corrente, segnata da una speciale libertà. Mentre i sacramenti sono per tutti, uno che non va all'Eucaristia alla fine muore, uno che non si confessa, una cosa obbligatoria per tutti, e sono insegnati soprattutto nella catechesi di base, i carismi invece sono grazie speciali che lo Spirito Santo dà con grande libertà a chi vuole e quando vuole. Questa seconda corrente di grazia è molto importante per la vita della Chiesa perché la rende più bella davanti al mondo, più capace di evangelizzare il mondo e di dare risposte secondo i bisogni del tempo. Un famoso vescovo, che adesso penso sia in paradiso, un benedettino che si chiama Mariano Magrassi, lui sintetizzava così questo rapporto tra le grazie dei ministeri, dei sacramenti e le grazie dei carismi. Lui diceva: i sacramenti sono per l'essere della Chiesa, la sua forza, la sua spina dorsale. I carismi sono per il benessere, per la sua bellezza, perché la Chiesa sia affascinante e coraggiosa nell'annunciare Gesù al mondo di oggi ai non credenti. Ecco, questo più o meno abbiamo visto l'altra volta. Abbiamo fatto anche un accenno a un teologo svizzero molto famoso in teologia che si chiama Hans Urs von Balthasar, che ha molto approfondito questo tema e lui dice così, lo spiega così: la Chiesa è come una persona che ha un doppio profilo, a seconda come tu lo guardi. Da una parte emerge il profilo petrino di San Pietro, che incarna l'istituzione e la via dei sacramenti. Però
Poi c'è anche un altro profilo, se tu la guardi da un'altra parte la chiesa, che è il profilo della Madonna, il profilo mariano, che è il profilo proprio dei carismi, perché la Madonna non è ordinata, e anche come sposa è un po' particolare, però ha una pienezza di vita e di grazie, e alcuni la chiamano la piena dei carismi, noi diciamo la tutta santa, la tutta piena dei carismi. Ecco, nella Chiesa queste due realtà vanno insieme e vedremo stasera anche un approfondimento sul rapporto tra queste due correnti di grazie, perché ci vogliono tutti e due, i sacramenti per l'essere, per la forza soprattutto interna della Chiesa, e i carismi per il benessere, cioè per la potenza. Abbiamo fatto anche degli esempi, i sacramenti già li conosciamo, abbiamo fatto qualche esempio dei carismi, per esempio, tutti i carismi dei fondatori degli ordini religiosi. I religiosi stessi sono espressione di questa corrente carismatica, doni speciali che lo Spirito Santo ha fatto nascere in un certo tempo, che prima non c'erano. Abbiamo fatto anche l'esempio delle apparizioni. Le apparizioni appartengono a questa seconda corrente. E stasera vedremo ancora un punto sull'accoglienza di questi. Più o meno siamo arrivati qui l'altra volta. Adesso dobbiamo studiare un passo del Concilio Vaticano II, di cui vi ho parlato quando abbiamo cominciato la Dei Verbum. Il Concilio Vaticano II, che è stata la grande riunione di tutti i vescovi, durata 4 anni circa, che hanno prodotto 16 documenti. Uno di questi documenti, dei più importanti, si chiama Lumen Gentium, dalle prime parole, Lumen Gentium, essendo Cristo la luce delle genti, la Chiesa vuole che questa luce si rifletta sul suo volto e nel suo operato. Ecco, questo grande documento, che adesso non spiego perché non è il tema di stasera, ai numeri 10 e 12, 10, 11 e 12 che abbiamo stampato nel foglio che vi è stato dato, tratta anche del sacerdozio comune dei fedeli e anche parla un po' dei carismi, parla dei sacramenti, parla dei carismi e parla anche della differenza che c'è tra il sacerdozio dei fedeli, di quelli che sono battezzati, che sono sacerdoti, lo spiega un po', e poi il sacerdozio che noi chiamiamo i sacerdoti preti, quelli che hanno il sacramento dell'ordine, diaconi, presbiteri e vescovi, parla anche di questo. Adesso noi, anche per diciamo un po' di economia di tempo, dunque, dobbiamo leggere almeno il numero 11, il numero 10 per ora lo lascio al vostro, diciamo, approfondimento personale. Leggiamo il numero 11 e poi il numero 12, che è quello proprio che studieremo passo passo. Leggiamo insieme. Numero 11. Il carattere sacro e organico della comunità sacerdotale viene attuato per mezzo dei sacramenti e delle virtù. I fedeli incorporati nella Chiesa col battesimo sono destinati al culto della religione cristiana dal carattere sacramentale. Rigenerati quali figli di Dio, sono tenuti a professare pubblicamente la fede ricevuta da Dio mediante la Chiesa. Col sacramento della confermazione vengono vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una speciale forza dello Spirito Santo e in questo modo sono più strettamente obbligati a diffondere e a difendere la fede con la parola e con l'opera, come veri testimoni di Cristo. Partecipando al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana, offrono a Dio la vittima divina e se stessi. Con essa così tutti, sia con l'offerta che con la santa comunione, compiono la propria parte nell'azione liturgica,
non però in maniera indifferenziata, bensì ciascuno a modo suo. Cibandosi poi del corpo di Cristo nella Santa Comunione, mostrano concretamente l'unità del popolo di Dio che da questo augustissimo sacramento è adeguatamente espressa e mirabilmente effettuata. Quelli che si accostano al sacramento della penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a Lui, allo stesso tempo si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera. Con la sacra unzione degli infermi e la preghiera dei sacerdoti, tutta la Chiesa raccomanda gli ammalati al Signore, sofferente e glorificato, perché alleggerisca le loro pene e li salvi. Anzi, li esorta a unirsi spontaneamente alla passione e morte. Inoltre, quelli tra i fedeli che vengono insigniti dell'ordine sacro sono posti in nome di Cristo a pascere la Chiesa con la parola e la grazia di Dio. E infine i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale significano e partecipano il mistero di unità e di fecondo amore che intercorre tra Cristo e la Chiesa, si aiutino a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, accettando ed educando la prole, ed essano così nel loro stato di vita e nella loro funzione il proprio dono in mezzo al popolo di Dio. Da questa missione, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini, i quali, per la grazia dello Spirito Santo, diventano col battesimo figli di Dio e perpetuano attraverso i secoli il suo popolo. In questa che si potrebbe chiamare chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli i primi maestri della fede e secondare la vocazione propria di ciascuno, quella sacra in modo speciale. Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale grandezza, tutti i fedeli d'ogni stato e condizione sono chiamati dal Signore per la sua grazia, a una santità la cui perfezione è quella stessa del Padre Celeste. Ecco, questo numero, se voi ci fate caso, descrive il primo binario, cioè il canale di grazia che viene a noi dai sacramenti, battesimo, cresima, confermazione, matrimonio, eccetera. Il grande canale spiega qualche cosa di ciascuno. Adesso nel numero 11 invece parla, scusate, nel numero 12 parla del senso della fede e i carismi del popolo di Dio, parla di due argomenti in verità. Questo del senso della fede adesso non lo spiego perché è una delle cose un po' difficili della fede, un po' fuori tema, però lo leggiamo. La seconda parte invece è quella che riguarda il nostro tema, è dedicata ai carismi. Voglio anche ricordare questo, che questo grande documento, Lumen Gentium, è uno dei più importanti ed è dedicato a spiegare in modo molto approfondito il mistero della Chiesa. Nella storia, 2000 anni della Chiesa, non c'è stato mai un documento così importante, così approfondito sul mistero della Chiesa, che i teologi chiamano ad intra, cioè la vita interna della Chiesa. Poi il Concilio c'ha un altro documento intitolato Gaudium et Spes, invece che spiega le relazioni della Chiesa con il mondo, con la società di oggi. Allora leggiamo il numero 12, la prima parte solo lo leggiamo, la seconda parte invece la studiamo. Il popolo santo di Dio partecipa pure dell'ufficio profetico di Cristo, col diffondere ovunque la divina testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità,
e con l'offrire a Dio un sacrificio di lode, cioè frutto di labbra acclamanti alla nome suo. La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal Santo, non può sbagliarsi nel credere e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il popolo, quando dai vescovi fino agli ultimi fedeli laici mostra l'universale suo consenso in cose di fede e di morale. E in vero, per quel senso della fede che è suscitato e sorretto dallo spirito di verità e sotto la guida del sacro magistero, il quale permette, se gli si obbedisce fedelmente, di ricevere non più una parola umana, ma veramente la parola di Dio, il popolo di Dio aderisce indefettibilmente alla fede trasmessa ai santi una volta per tutte. Corretto giudizio penetra in essa più a fondo e più pienamente l'applica della vita. Ecco, questo passo molto denso, importante e anche complicato un po', riguarda il senso della fede, l'infallibilità nella fede del popolo di Dio quando ha un consenso comune sulle verità. Adesso invece andiamo a noi. Questo passo che leggiamo adesso è piccolo rispetto al resto, perché anche nel concilio la vita della Chiesa fino al concilio era molto incentrata, molto sul primo binario, la via dei sacramenti, perciò si spiegava, si predicava, eccetera. La via dei carismi invece era un po' più trascurata, però dopo il concilio questo piccolo passo che studiamo stasera ha avuto negli studi, nella predicazione, una grande importanza. Leggiamo. Inoltre lo Spirito Santo non si limita a santificare e aiutare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei misteri e ad adornarlo di virtù, ma distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui, dispensa pure tra i fedeli ogni ordine e grazie speciali con i quali li rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa secondo quelle parole. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune vantaggio. E questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e più largamente diffusi, siccome sono soprattutto adatti alle necessità della Chiesa e destinati a rispondervi, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Non bisogna però chiedere indulgentemente i doni straordinari, né sperare da essi con presunzione i frutti del lavoro apostolico. Il giudizio sulla loro genuinità e sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità nella Chiesa. Ad essi spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. Ecco, potremmo riassumere l'insegnamento che c'è qui intorno a tre domande. Cosa sono i carismi? Come bisogna accoglierli? Chi deve discernerli? Chi deve fare l'esame se vengono da Dio oppure no, da un'iniziativa umana? Cosa sono questi doni particolari? Intanto notate che i padri qui fanno non una contrapposizione, ma un completamento, perché dice lo Spirito Santo non si limita a santificare il popolo di Dio con i sacramenti e i ministeri. Quindi dice che c'è un secondo canale, una seconda azione dello Spirito Santo per santificare il popolo di Dio, per aiutarlo nella missione di annunciare il Vangelo. C'è questo secondo canale. Da cosa è costituito? Dal fatto che lo Spirito Santo distribuisce i propri doni a ciascuno come a lui piace.
Allora, la prima cosa che qui è da notare che è qualcosa che viene dallo Spirito Santo. I carismi sono doni dello Spirito Santo, delle grazie sono, li fa Lui. Ecco perché poi vedremo nell'accoglienza che è importante accorgersi, accoglierli e anche svilupparli, viverli, corrispondere a questi doni, perché sono doni dello Spirito Santo, sono doni dello Spirito Santo. Facevo anche l'esempio l'altra volta, facevo l'esempio. Alcuni doni, come dice qui, alcuni sono piccoli, semplici. O può essere per esempio lo spirito di accoglienza, di compassione verso le persone. A volte sono carismi portentosi, per esempio quello di Lourdes, tutte le apparizioni di Lourdes. Voi immaginate se per esempio Bernardetta si fosse rifiutata di corrispondere a questa grazia. In 150 anni quante grazie di Dio si sarebbero perse? Così pastorelli di Fatima, eccetera, oppure i grandi fondatori, eccetera. Quindi sono dei doni che lui fa e a volte sono piccoli e a volte sono grandi. E lui li fa ciascuno, questo ciascuno è anche importante, li La distribuisce. compassione non è poi così da poco, eh. Sì, Hai detto che è un piccolo dono concreto. in confronto a Certo, Lourdes, vabbè, diciamo, la però corrente per di grazia che riguarda milioni di l'equivoco. persone. Compassione è un Certo, dono certo, che non certo. tutti hanno, Ma il discorso permettimi. non era quello, era il Certo. paragone tra un dono che finisce nella Definisci le persona persone e un quello che carisma che viene suscita da una tradizione di anni e Esatto. anni con centinaia e centinaia di persone. Quello erano. Comunque tutti i doni dello Spirito Santo sono preziosi perché vengono da lui e portano avanti la vita di Dio in un certo ambito. Un'altra cosa che qui è detta però un po' nascosta, quando si dice che questi doni Dio li dà a ciascuno, si sottolinea che sono doni spesso personali, non sono come i sacramenti. I sacramenti, per esempio, il sacramento dell'ordine, Gesù lo dà a una categoria di persone con una vocazione, eccetera. Gli sposati, sacramento del matrimonio. Invece qui c'è una particolare libertà. Abbiamo visto ieri questo di Luisa Piccarreta, Padre Annibale, eccetera. I carismi hanno una particolare libertà, hanno anche una novità rispetto a quello che si è fatto fino a quel momento, una grande novità. Per questo a volte genera scompiglio e a volte non è facile il discernimento, perché poi lo spirito del male cerca di confonderli e Sì, di lo fa, mettere li ha zizzania col grano, castigati. eccetera. Per cui a volte il discernimento è difficile, vediamo anche nella Chiesa, diciamo una fatica a volte per accogliere e per discernere. Però Padre, vedremo Quindi, sempre dall'edificazione comune. questo arriviamo adesso, ancora non ci siamo. Distribuisce a ciascuno i doni, i propri doni come piace a lui. Questo qui non è un capriccio, è un modo di sottolineare la libertà dello Spirito. Mentre i sacramenti e i ministeri sono doni istituzionalizzati, in un certo senso sempre uguali, stabili nella Chiesa, quindi anche facile da riconoscere. Una volta che uno è prete, sa che deve predicare, fare l'Eucaristia, confessare, eccetera, sia che lo faccio io, sia che lo fa un altro, eccetera, più o meno quello è. Invece i doni carismatici portano una novità. Mi ricordo per esempio quello che è successo a Chiara Lubich. Quando era giovane ancora, era nato da poco il movimento, era andata al Vaticano per presentare un po' la sua storia, eccetera, per avere un riconoscimento. E allora era già Papa Paolo VI, che un po' li conosceva da Milano, quando era vescovo di Milano, e no, sono i ragazzi che scendono dal campo. E questa andò alla congregazione per i religiosi, perché facevano i voti alcuni di loro, avevano dei voti privati, vivevano in comunità. E questi gli hanno detto: no, no, voi non c'entrate con noi, perché non avete solo i consacrati, voi avete i laici, poi ci sono quelli di altre religioni, avete i vescovi, insomma non ci state. Poi allora andarono dalla congregazione del clero, perché avevano diversi vescovi e sacerdoti tra i loro.
Eh sì, va bene, voi c'avete questo, ma c'avete anche quell'altro, da noi non c'entrate. Insomma, girarono tutte le 3-4 congregazioni, andarono da quelle dei laici. Ma dice no, voi non c'entrate perché avete pure i religiosi, avete i preti, avete i vescovi, noi non c'entrate con noi. E questa poverina andò da Paolo VI e disse, santità, per noi non c'è il posto nel Vaticano, perché non entriamo in nessuna delle caselle già prestabilite. E Paolo VI, con la sua sapienza, disse, se voi non c'entrate nel Vaticano e nel diritto canonico, la legge attuale della Chiesa, basta che entrate nel Vangelo e poi il posto ve lo faremo. Questo è significativo per capire come i carismi a volte sono delle novità anche per la Chiesa nel suo insieme, che si fa fatica. Per esempio, come si chiama, la fondatrice dei migranti, insomma, lei quando fece il suo ordine religioso, i religiosi fino a quel tempo erano tutti con l'abito, vivevano insieme, invece lei voleva delle suore nel mondo senza abito per poter aiutare la gente, così, e quindi è nata una forma nuova di vita religiosa che non c'era fino a quel momento. Ecco, questi sono degli esempi per aiutarci a capire che i carismi portano una novità, piccola o grande, per cui a volte non è facile discernerli nei primi tempi, qualche volta anche i pastori possono sbagliare in questo. Va bene. E vengono chiamati anche grazie speciali questi doni, non solo c'è la libertà, ma sono grazie speciali. Speciali in rapporto a che? In rapporto alla vita ordinaria della Chiesa. Prendete per esempio il caso di Medjugorje, no? Sono grazie speciali che nascono all'improvviso, nascono pure in una terra che a noi sembrerebbe non manco tanto ben scelta, perché c'era il comunismo in quei tempi, eccetera, eccetera. Ragazzi così piccoli. Ecco, però doni speciali che Dio fa fuori della linea ordinaria, in aggiunta. Allora, rende adatti e pronti ad assumersi vari incarichi e uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa. In genere questi carismi hanno tutto un impulso di rinnovamento ad intra nella vita della Chiesa e spesso hanno una forza di evangelizzazione, cioè riescono a portare il Vangelo in un momento storico con una forza che di solito la Chiesa non ha. Vi faccio l'esempio del rinnovamento carismatico, no? Che ha fatto un rinnovamento della vita interna della Chiesa, però anche una forza di evangelizzazione. Tante persone lontane dalla fede, vedendo i segni che le succedono, sono attirati e si convertono. È quello che si dice qui. A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a vantaggio comune. Qui ci sono due concetti. Questi doni che lo Spirito Santo sono una manifestazione dello Spirito, cioè fanno toccare con mano l'azione di Dio. E se voi guardate la storia, per esempio, dei fondatori oppure di queste anime mistiche, vedrete tutti che hanno una umiltà profondissima, per cui distinguono molto ciò che loro fanno con le loro forze e ciò che viene dal Signore. Sono manifestazioni dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo prende fa delle cose, lui, e si vede, si tocca con mano. Nella storia dei fondatori si vede anche delle grandi prove spirituali dove loro sono a terra, eppure l'opera va avanti lo stesso. Il caso per esempio di Madre Teresa, che è stata una luce per tantissime persone nel mondo, lei ha vissuto una grande esperienza di buio, di non vedere Dio, le cose belle della fede, eccetera. Un'ultima cosa, questo che accennava Rita, che questi carismi, e questo entriamo già in un criterio di accoglienza, sono per l'utilità comune, anche se dati a singoli, sono per l'utilità comune. Lo Spirito Santo non fa dei doni, ci sono dei doni più personali, per esempio quello delle lingue che abbiamo letto prima, e di più per l'edificazione della persona,
ma normalmente questi carismi hanno una proiezione verso la comunità e questo diventerà anche uno dei criteri di discernimento. Adesso la seconda domanda brevemente: come bisogna accogliere questi carismi? Come si devono accogliere? Rileggiamo qui l'insegnamento del Concilio. Questi carismi, dai più straordinari a quelli più semplici e diffusi, siccome sono adatti alle necessità e destinati a rispondere, vanno accolti con gratitudine e consolazione. Con gratitudine e consolazione. Tutti. Vi racconto un episodio che è capitato a me quando io, giovanissimo, diciamo credo che avessi 18 anni circa, sono andato a Roma, ho conosciuto il rinnovamento carismatico in una comunità molto numerosa al Quadraro e poi ci hanno preparato per la preghiera di effusione. Io con grande mia meraviglia ho ascoltato l'insegnamento di uno dei responsabili, che era un laico, che ci preparava dicendo così: mi raccomando, accogliere i carismi, tutti, quelli più grandi e quelli più piccoli, anche il dono delle lingue. Perché questo insegnamento? Per una forma di rispetto, e perché il rispetto allo Spirito Santo, e perché noi non possiamo anteporre il nostro gusto e il nostro giudizio a quello di Dio. Poi lì c'era un'insistenza sul dono delle lingue perché alcuni, specialmente quelli che venivano dagli studi seminaristi, erano un po' critici e non facilmente accettavano questo dono, perché fa diventare come bambini che dicono le cose senza capire quello che dicono. Ecco, e loro insistevano tutti anche, e questa è dottrina della Chiesa, del Concilio. Tutti i carismi vanno accettati con gioia, con rispetto, perché vengono dal Signore e servono sicuramente al bene di qualcuno, spesso al bene di chi li riceve e poi di altri. E come si riconoscono? Ecco, arriviamo alla terza domanda. Il discernimento dei carismi. Qui l'insegnamento è un po' incompleto perché il Concilio non è che può dire tutto in mezza pagina. Il discernimento dei carismi ha due fasi, diciamo. Una è quella personale. Ciascuno, andando avanti nel cammino di fede, con l'aiuto a volte di una buona guida, deve capire quali sono i carismi che lo Spirito ha dato a lui. Cercare di capire i doni particolari, perché noi non abbiamo solo le qualità naturali. No. L'intelligenza, la sensibilità, capacità organizzativa, capacità di relazione, questi sono doni naturali, però a volte lo Spirito Santo infonde delle attitudini soprannaturali che ti rendono capace di fare con facilità alcune cose. Per esempio, a me capita questo qua di insegnare, a me viene proprio quasi naturale, mi ricordo le cose, sento di dirle, le dico chiare, eccetera eccetera, perché è una grazia che il Signore mi ha fatto. A un altro, un altro, ce ne sono tanti. E noi ci abbiamo più grazie di quelle che crediamo di avere. Perché spesso noi non siamo educati nella Chiesa, eccetera, eccetera. Allora, un primo discernimento viene dalla persona che è aiutata da alcuni criteri che ci sono nella storia della Chiesa, deve cercare di capire questa cosa, me l'ha data il Signore, funziona. In genere poi si capisce nella comunità, man mano che uno esercita i carismi, gli altri lo riconoscono. Per esempio il mio dono io non l'ho riconosciuto subito da me. Ho avuto un padre spirituale che era un diocesano molto bravo, che il Signore lo benedica, e lui mi ha seguito per alcuni anni. Poi quando stavamo finendo il rapporto io gli ho detto alcune cose eccetera e lui mi ha spiegato quali sono i doni che io devo esercitare di più. Ricordo proprio, questo è venuto 40 anni fa e più, mi ricordo proprio le parole precise. Lui mi disse: il Signore ti ha fatto diversi doni, però tutti convergono nel capire e trasmettere con efficacia la parola di Dio.
E quindi me l'ha reso più chiaro, diciamo. Me l'ha reso più chiaro. Però questo è solo un piccolo esempio. Cioè poi ciascuno nella comunità, con qualche aiuto, deve cercare di capire i doni che Dio gli ha fatto, perché quelli per lui sono un'autostrada per la santità. Cioè sono dei doni che, se uno li esercita bene, con amore, sono quelli con cui lui fa più bene, si sente più realizzato nella Chiesa e poi cammina più spedito verso la santità. Poi c'è un secondo livello, e qui concludiamo il nostro breve insegnamento, che è il discernimento dell'autorità della Chiesa. Ci sono delle tappe nello sviluppo dei carismi in cui alcuni rimangono a livello individuale, la Chiesa non si pronuncia, le persone non chiedono nulla, si va avanti con la sapienza delle singole persone, delle comunità. Però quando certi carismi cominciano a essere, a creare opere nella Chiesa, opere soprattutto che prima si estendono nella diocesi, poi in varie diocesi, fenomeni grandi, allora chi ha l'autorità nella Chiesa cosa deve fare? L'ultimo rigo, il giudizio sulla genuinità. Genuinità vuol dire se vengono veramente da Dio, se sono veri. Sul loro uso ordinato appartiene a coloro che detengono l'autorità della Chiesa. Autorità qui si intende non l'autorità dei genitori, dei pastori, all'autorità dei pastori, vescovi e papa, in piccolo anche il parroco, ma soprattutto vescovi e papa, perché qui parliamo di sviluppo delle opere suscitate dai carismi. Ad essi spetta, ecco, qui dà un criterio ai pastori, perché i pastori non è che possono fare di capriccio. Se vogliono capire cose complesse, cosa devono fare? Non estinguere lo spirito, questa è una frase di San Paolo. Esaminare tutto e ritenere ciò che è buono. Questa è una frase di San Paolo, la ritroveremo. Cosa vuol dire non estinguere lo spirito? Il primo criterio, perché... ci sono dei pastori che hanno la mania dell'ordine. Se è fatto sempre così, questo mi viene a portare confusione, quindi non viene dal Signore. Questo è sbagliato. Il primo comando è non estinguere lo spirito, cioè bisogna stare attenti, perché noi abbiamo pure, anche noi pastori, abbiamo questa autorità un po' pericolosa in un certo senso. Possiamo spegnere lo spirito. Mi ricordo una santa, però non parlava tanto dei pastori, parlava in generale, Elisabetta della Trinità, diceva: noi abbiamo il terribile potere di mettere a tacere lo spirito. Sì. E proprio questo è quando avviene ai livelli del discernimento. Non estinguere lo spirito, esaminare tutto vuol dire che bisogna andare nelle esperienze che ci sono, vedere cosa c'è e ritenere ciò che è buono. Questo appartiene alla Chiesa. Poi, se abbiamo tempo, vi faccio l'esempio di Medjugorje la prossima volta, diciamo, di questa cosa particolarmente complessa. Per ora concludiamo con la preghiera che avete qui sotto nel foglio. Grazie, Signore, per tutti i tuoi carismi. Aiutaci a cercare la gloria di Dio, secondo la volontà del Padre. Amen. Adesso che deve andare alla messa, andiamo giù, stiamo attenti di lasciare la porta chiusa, perché c'è già l'aria condizionata, c'è sotto. Poi, se Dio vuole, la prossima settimana completeremo la parte biblica, quella che abbiamo letto, e poi chiudiamo questo argomento. Se avete domande, le preparate per la volta prossima. Sì, siamo già.